siamo anche Canti di Stare di Osimo con Francesca Guzzini, psicologa, psicoterapeuta e relazionale, che dal 2008 svolge questa attività nel suo studio di Recanati e anche ad Osimo, collaborando con la nutrizionista Federica Scarponi. Federica Scarponi, che salutiamo anche se non è qui oggi, ciao Federica. Francesca è qui soprattutto per un motivo, che lei ha una qualifica molto interessante, e cioè è libro-terapeuta. Vuoi spiegarci un pochino, Francesca, di cosa si tratta? Sì, la libro-terapia è un approccio psicoterapeutico, quindi è un lavoro, diciamo, di psicoterapeutico, che diciamo, sembra innovativo, nuovo, ma in realtà ha una tradizione storica lunga, perché dunque, l'uso del libro con finalità terapeutica è una, diciamo, pratica in realtà antica, a partire da Aristotele, ma poi fino ai tempi nostri nella psichiatria, nella storia della psichiatria era già utilizzata la libroterapia. Quindi l'uso del libro per fini, diciamo, terapeutici, quindi per raggiungere in qualche modo il benessere psicologico, relazionale dell'individuo, della persona. E, quindi questa è il funzionamento della libroterapia. La libroterapia ha una modalità di svolgimento mensile, quindi il libroterapeuta assegna mensilmente un libro a un gruppo di persone che si sono iscritte quindi a questa libroterapia. Spieghiamo insomma la cosa fondamentale, che non si tratta del semplice tradizionale, insomma, conosciuto gruppo lettura, è una cosa molto diversa, appunto. Sì. Strutturate in modo diverso, appunto, un utilizzo terapeutico. E quali sono le differenze principali tra il gruppo lettura e la libroterapia? Sì, allora, un gruppo lettura è un gruppo che si incontra con finalità di approfondimento, di riflessione, però non ha una finalità terapeutica, quindi lo scopo non è in qualche modo incrementare il benessere psicologico, relazionale e anche fisico dell'individuo, un po' quello che ci dice l'OMS rispetto al concetto di salute. Mentre con la libroterapia c'è una finalità tipo psicologica e psicoterapeutica, infatti per la partecipazione a questo gruppo è comunque necessario sottoscrivere una, diciamo, un consenso informato in cui la persona comunque aderisce ai principi comunque della privacy, e in cui sia il professionista che il libroterapeuta rispetta, diciamo, il periodo professionale, ma a loro volta i partecipanti del gruppo rispettano reciprocamente la loro diciamo, privacy. I propri segreti, insomma. Esatto. Come essere difficile. sì. E quindi questa è un po' la differenza. Diciamo che è sostanziale, sì, insomma. Sì. E un'altra cosa che mi incuriosisce è sapere come vengono scelti i libri da utilizzare per appunto questo tipo di approccio terapeutico. Li scegli appunto tu dopo aver conosciuto il gruppo, oppure magari prima proponi una tematica particolare e un libro specifico e poi insomma chi si riconosce in quella problematica aderisce agli incontri? Sì, no, di solito diciamo è il contrario, quindi io in base al libroterapeuta, quindi in base al pubblico, all'utente, diciamo, che acquisisce a questo gruppo, sceglie i libri, quindi di volta in volta, un po' in base a quella che è la fase ciclica della persona, quindi faccio un esempio, se è una persona adolescente, piuttosto che se è una persona adulta, piuttosto che se è una persona anziana, ovviamente i bisogni varieranno, certo. E quindi anche le letture. Quindi il libro è sempre uno o sono più libri? Più libri. Più libri all'interno dello stesso gruppo? Sì, cioè funziona che mensilmente ci si incontra, il libro terapeuta assegna un libro che verrà letto nel mese in cui non ci si vede, durante l'incontro successivo le persone si confronteranno un po' su quella che è la ricaduta emotiva e psicologica che viene evocata dalla lettura, e poi il libroterapeuta assegnerà un nuovo libro, quindi ci sono tutta una serie di incontri, non è soltanto uno, ma questo poi sta un po' al libroterapeuta, possono essere un ciclo di 8 incontri, ma se è un gruppo comunque che ha intenzioni comunque proseguire, di scavare, insomma, esatto, di se stesso, brava, non fa mai male, può proseguire, insomma.
pensione, ecco. Benissimo, quindi io direi che sei stata molto esaustiva e diciamo appunto che vi invitiamo a seguire Francesca e a sul blog, il tuo blog che esiste già o... è in fase di costruzione, ma tra poco verrà pubblicato comunque su Facebook, quindi una pagina specifica sulla libroterapia e comunque anche sul sito della libreria Il Mercante di Storie, dove hanno le interviste e un articolo mensile con il blog del Mercante di Storie. E... Perfetto, insomma, io direi che una terapia in cui si legge neanche nei miei sogni più nascosti avrei mai immaginato di poter sfruttare una passione per comunque sì appunto migliorare me stessa, comunque la lettura ci migliora sempre, sì, in questo caso sì, lo fa ancora di più, insomma, sì. E quindi niente che dire di più, ringraziamo Francesca e vi invitiamo appunto a leggere il suo blog e a seguirci prossimamente perché sarà insomma questo corso di libroterapia sarà tra le prossime proposte del Mercante di Storie di Osimo. Ciao Tiziana Epifani, grazie. Grazie. Speriamo di averla registrata, perché carino.